Sì, io sono qua per segnalare che siamo all'anticamera della giustizia amministrativa. La città metropolitana, a febbraio di quest'anno, ha pubblicato un avviso pubblico per l'esternalizzazione del servizio di sportello linguistico, che è una di quelle attività previste dalla normativa nazionale per quanto riguarda le minoranze linguistiche, e prevede la presenza di un operatore all'interno dei comuni dell'ambito territoriale che parli questa lingua. L'esternalizzazione di questo servizio è stata fatta con delle criticità abbastanza evidenti in termini di trasparenza, efficacia ed efficienza. Da febbraio di quest'anno io ho esposto le criticità tramite istanze alla città metropolitana e successivamente ho avviato un ricorso gerarchico. Questa mossa è stata fatta per cercare di portare la città metropolitana sui suoi passi e adottare dei correttivi a queste criticità. Purtroppo non solo non ci sono attuati questi correttivi, ma non si è ne aperto neanche un dialogo. Ora, il 6 novembre è stato pubblicato l'avviso per il reclutamento con l'assegnazione a un'associazione. Avviso che ha ulteriori criticità. Noi già da ottobre, e personalmente già da ottobre, ho depositato alla sezione regionale della Corte dei Conti una relazione in cui, sempre in continuità con questo spirito di voler attuare dei correttivi e non di voler punire, stiamo cercando di ottenere questi cambiamenti. La Corte dei Conti ora avrà circa 90 giorni di tempo per fare una relazione in cui chiedere questi correttivi. Superato il 27 di novembre, che è la chiusura di questo reclutamento, qua bisognerà valutare seriamente se intervenire davanti al TAR. Noi non riusciamo a capire come mai ci si sia voluti chiudere a riccio su questa posizione. Ci sono dei passaggi che sono sbagliati in maniera evidente e non riusciamo a capire perché non si può prevenire un danno. Noi chiediamo la sensibilità di, in autotutela, ritirare questo avviso di reclutamento, in autotutela di ritirare questo avviso per quanto riguarda la concessione di questo servizio in maniera esterna e di rivalutare in tempi brevi e utili tutto ciò che può essere sistemato di queste criticità affinché il servizio possa proseguire in maniera legittima, trasparente, efficace ed efficiente, altrimenti rischiamo di essere o davanti a dei fondi che perderemo o ancora peggio a dei fondi che spenderemo male e andranno contro. Yeah, city now, oh yeah.